Sindacalista però non vuol dire con quelli di partito o di altro, perché sono circa 38 anni, 40 anni che faccio mestiere di rappresentante, più o meno da piazzista, viaggiatore, e ce l'ho nel sangue quello che io in questo momento sto facendo. Sono stato sindaco revisore di Arena Sarco, sono andato poi con Corsi, questo mio presidente, che in questo momento fa il presidente, che sono diventato il suo vicepresidente. Poi ho mollato un pochettino, nel senso che vedevo che forse non poteva andare bene per lui. E oggi ci ho ripensato e mi propongo di diventare presidente. Sarà giustamente un momento difficile per il cambiamento. Non dico perché bisogna cambiare tutto, bisogna innovarsi, perché non è giusto rottamare la parola che dicono tutti in questo momento. Però innovarsi sì, perché volevo dire, oggi un rappresentante non va più solo con la macchina in giro a trovare i clienti, il copia commissione scritto a penna. Oggigiorno si adoperano strumenti elettronici che molto probabilmente, io non perché voglio dire niente, ma forse Corsi è un pochettino indietro, perché tra me e lui, bene o male, se vogliamo ci passano 18 anni. Lui è stato eletto esattamente 18 anni fa, quando io avevo come adesso 65 anni. Questa è la base essenziale, che la formazione deve essere uno dei punti cardini. Perché? Perché oggigiorno, una volta così, diciamo, come ho incominciato io, o tu ce l'avevi sul sangue, si vedeva e potevi andare avanti per vendere, ma oggigiorno le aziende cercano degli agenti precisi, sanno quello che vogliono e vanno a cercare il meglio del mercato. Non si impressiona, non si inventa più niente, è già tutto inventato, per cui le aziende come Confindustria, come la Confcommercio, che cerca agenti nuovi, li vuole giovani, diciamo belli, intelligenti e che siano sfruttabili nell'era moderna. Vorrei tanto, questo è quello che penso io, che il dialogo tra noi e le mandanti, tra noi e il governo, perché le mandanti ci danno il lavoro, il governo ci gestisce, la nostra forza finanziaria ce li toglie e ce li dà, così in gergo detto. Vorremmo essere uno della pari. È una domanda che mi faccio tante volte, sono anni che me lo chiedo. Come mai nel tavolo d'economia nazionale ci sono tutti i sindacati? UIL, CGIL, CISL e non per ultima c'è l'UGL. Ma come mai non ci sono i rappresentanti degli agenti? Questo lo dico perché io credo, come tutti parlano, che il PIL dell'Italia, che è circa il 72%, passa attraverso le borsette degli agenti. Allora, se è vero questo, perché noi non dobbiamo fare parte di quel tavolo allungato? Credo che l'esperienza faccia un po' anche, se vogliamo, parte di quello che è la vita. Perché io sono una persona che amo i giovani, voglio bene ai giovani, ma se i giovani non credono a quello che hanno fatto i vecchi, credo che qualcosa c'è che non va bene. E come io sempre ho detto, che la cosa più difficile è fare il genitore, perché quando noi riprendiamo i figli dicono sempre non va bene niente quello che dicono i genitori. Poi quando i figli diventano genitori dicono: ah, papà, forse c'avevi ragione, non t'ho ascoltato il momento giusto. È uguale questo. Ecco i rappresentanti giovani con l'esperienza del giovane, ma l'esperienza dell'anziano o del vecchio porti molto. Allora, l'esperienza di Perugia, io ho incominciato qui tanti anni fa come Fenarch, esattamente nel 1965 questo sindacato è nato a Perugia. Io forse la Fenarca mi è entrata nel sangue perché mi ha dato tanto e mi ha insegnato tantissimo, quando c'erano i momenti che la gente poteva insegnare, non come questi ultimi anni dove
la Fenarca Nazionale non insegna più niente, anzi, siamo in balia delle onde. Da Perugia invece vorrei far partire quello che ho fatto io per Perugia. Noi abbiamo circa 900 iscritti come sindacato, come Fenarca. È una provincia molto piccola. Io credo che se ce ne abbiamo 900 noi, come mai li deve avere 950 a Roma, tanto per dire. Dunque c'è qualcosa che abbiamo fatto in più. Teoricamente noi ci vengono degli agenti da parecchie parti d'Italia, perché sanno che con il sindacato di Perugia, in questo modo con il presidente che sono sempre a disposizione di tutti, abbiamo ottenuto grandi, grandi, grandi cose. Non c'ho una palla di cristallo, se l'avessi sarei contentissimo per dire dove ci possiamo mettere. Ma io dico una cosa, che il nostro lavoro non finirà mai, più o meno giovani, ma non finirà mai, perché sia le aziende, il commercio e l'industria hanno sempre bisogno di qualcuno che porti il prodotto fuori. Io dico che se cambia l'economia, ma noi cambiamo rapporto all'innovazione, forse possiamo stare al passo con l'economia, se no l'economia ci assassinerà, perché non è vero, come voglio dire, che i grandi mangiano i piccoli, poi i grandi chi mangiano? Si mangiano tra di loro, per cui c'è spazio per tutti.